Ma che ci facevano i carabinieri, i bersaglieri e 2000 soldati italiani nel 1900 in Cina? E che ci facevano gli avvenenti diplomatici intrappolati a Pechino e immortalati in un film di successo? E perché furono distrutte in Cina intere città e giustiziate centinaia di migliaia di persone? La risposta è sbalorditiva: per difendere un mostruoso traffico di droga. Sentir dire che la regina d'Inghilterra dominava un traffico di droga può sembrare un sacrilegio, e non solo agli inglesi. Eppure, già nel 1860, un allora giornalista di talento, Carlo Marx, denunciava uno dei più infami commerci dell'imperialismo inglese, il traffico di oppio. Prodotti in India e trasformati in liquori ed elisir, l'oppio veniva infatti venduto dovunque, soprattutto per tenere tranquilli i bambini e i sempre più numerosi disperati che affollavano Londra e altre città industriali. La produzione di oppio era assicurata dalle sterminate coltivazioni di papavero e dagli stabilimenti che la britannica Compagnia delle Indie aveva insediato nel Bengala. Ma già nel XVIII secolo la Compagnia delle Indie si era resa conto che a poca distanza dalle sue piantagioni esisteva un mercato ben più lucroso di quello inglese, la Cina. Nel XVIII secolo l'impero cinese era ormai al tramonto. Tra i segnali del suo disfacimento l'usanza, soprattutto nelle classi più ricche, di fumare oppio, sostanza già vietata un secolo prima da un editto imperiale. Nonostante ciò, la britannica Compagnia delle Indie, tramite i suoi contrabbandieri, era riuscita ad esportare in Cina talmente tanto oppio da far registrare decine di milioni di oppiomani, incapaci cioè di rinunciare a questa droga. La reazione dell'impero cinese era stata a dir poco flebile. Basti ricordare la davvero straziante lettera inviata dal governatore Lin Sexu, che supplicava la regina Vittoria, proprietaria della Compagnia delle Indie, di fermare un traffico che aveva trasformato in morti viventi milioni di cinesi. La lettera fu respinta dalla regina Vittoria. Lin Sexu allora fece immediatamente arrestare tutti i trafficanti, chiuse le innumerevoli fumerie e fece distruggere pubblicamente un'enorme quantità di oppio. La risposta dell'Inghilterra fu terrificante. Il discorso di Lord Palmerston al Parlamento inglese era stato chiaro. Dobbiamo dare una tale lezione a queste perfide torme che il nome Europa deve diventare sinonimo di terrore. E così fu, perché le guerre dell'oppio non furono guerre, ma come attestato anche da giornalisti che erano lì solo per celebrare le glorie dell'Occidente, una mattanza compiuta da eserciti dotati di possenti artiglierie e che non esitarono a distruggere intere città e a giustiziare innumerevoli persone. E così, sconfitte le rivolte popolari e l'assedio alle delegazioni diplomatiche, l'Inghilterra ottenne tra l'altro il libero commercio dell'oppio, risarcimenti per la distruzione di questo e il territorio di Hong Kong. Analoghi benefici ottennero alcune nazioni che avevano aiutato l'Inghilterra in queste guerre. Ma che c'era andata a fare l'Italia in Cina? Già nella primavera del 1900 i giornali italiani cominciarono ad essere sommersi di articoli su atrocità contro i inermi europei commesse da bande di criminali cinesi. Fu la preparazione a quella che fu presentata come una guerra umanitaria, ma che era invece finalizzata a stroncare una rivolta popolare, capitanata dai cultori di arti marziali, contro i trattati e soprattutto la vendita di oppio imposti dall'Inghilterra. Sì, ma perché l'Italia partecipò a questa guerra?
intanto per riscattare la sua credibilità internazionale, persa dopo la sconfitta di Adua, e avere così un posto tra le potenze imperialiste. Posto conquistato con crimini talmente atroci da essere riportati da documenti ufficiali e dagli inviati di guerra. Crimini ormai dimenticati a leggere questo recente documento del Ministero della Difesa che, tanto per dirne una, non nomina mai la parola oppio. Ma perché occuparsi di un conflitto così lontano e dimenticato da quasi tutti? Intanto perché la droga continua a essere strumento dell'imperialismo. Basti pensare all'eroina diffusa in combutta con la mafia per stroncare movimenti di protesta, o all'Afghanistan, dopo 18 anni di occupazione militare, il più grande produttore mondiale di oppio, o alle tante guerre alla droga servite all'America per legittimare il suo dominio. Poi c'è la questione Hong Kong, con la sua rivoluzione colorata celebrata da giornali e TV. Prima vi avevamo mostrato di sfuggita due banchieri inglesi che gestivano il traffico di oppio della Compagnia delle Indie. Ebbene, il sodalizio tra queste due canaglie si è trasformato in una potentissima banca con sede ad Hong Kong. Forse sarà un caso, ma sono proprio i giornali sponsorizzati da questa banca a patrocinare l'attuale rivoluzione colorata contro il trattato di estradizione proposto da Pechino. Trattato di estradizione identico a quello firmato dall'Italia e da altri paesi e che esclude sia i reati politici che quelli di opinione. Trattato mal visto dai signori della mafia e delle megatruffe finanziarie che hanno ad Hong Kong il loro paradiso. Trattato mal visto anche da migliaia di persone che, rimpiangendo i bei tempi, quando Hong Kong era la porta della Cina, si lasciano manovrare dagli stessi burattini di tante altre rivoluzioni colorate e primavere arabe.